È stato inaugurato oggi il 50° anno accademico dell'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. Il dialogo tra il filosofo Giacomo Marramao e la storica dell'arte Laura Cherubini sulla mistica e la filosofia nell'arte di Fabio Mauri ha tracciato il percorso di un artista e di un intellettuale tra i più importanti del Novecento, che ha insegnato per 22 anni presso l'Accademia Aquilana. Subito dopo i saluti del sottosegretario ai beni culturali Gianluca Vacca, del sindaco e del presidente della provincia, oltre che del presidente della regione Abruzzo. Si è svolto anche un momento di ringraziamento agli ex presidenti dell'Accademia, ai quali è stata donata una stampa d'autore realizzata dagli allievi della Scuola di Incisione Grafica d'Arte dell'Istituto. In apertura il presidente dell'Accademia Roberto Marotta ha ricordato l'impegno profuso da Luciano Fabiani e dal senatore Achille Accili per ottenere il riconoscimento della scuola da parte del Ministero e il finanziamento per la realizzazione della sede, sottolineando anche come questo 50° compleanno cada in un momento di ripresa per l'Accademia, che con la scuola quinquennale di restauro è una delle 5 istituzioni artistiche italiane ad avere un corso del genere abilitante alla professione. Abbiamo 6 corsi di cui 5 sono con 3 più 2 ed uno è abilitante direttamente all'esercizio della professione di restauratore. Sono l'Accademia dell'Aquila, una delle 5 in Italia che ha questo corso di restauro e quindi costituisce un'opportunità importante per i nostri giovani. Un ricordo particolare a chi ha avuto l'iniziativa di creare questa Accademia all'Aquila, Luciano Fabiani e Belidea, e il senatore Achille Accili riuscì ad ottenere i finanziamenti per la regolarizzazione da parte del Ministero della Scuola e successivamente anche per la realizzazione di questa bella sede, opera di Paolo Portoghesi. Con 2 miliardi di lire all'epoca si realizzò questa sede splendida, che dopo il terremoto è stata utilizzata perché era una delle poche che ha resistito ai danni del terremoto. L'Accademia di Belle Arti dell'Aquila, con la cerimonia odierna, avvia anche il ricco programma del cinquantennale, che vedrà impegnati tutti i docenti e gli studenti nella realizzazione di mostri, convegni. La prima sarà dedicata al grande artista Piero Sadun, primo direttore dell'Accademia Aquilana, e di eventi per ricordare il lavoro di Fabio Mauri all'Aquila. L'inaugurazione dell'anno accademico coincide con 2 anniversari fondamentali, il cinquantennale dell'Accademia dell'Aquila e il decennale del sisma, ha detto il direttore Marco Brandizzi. Il cinquantennale sarà l'occasione per ripercorrere anche il passato prestigioso dell'Accademia, caratterizzato soprattutto dalla sperimentazione.